Sempre in prima fila, anche quest'anno partecipiamo in maniera importante con le oltre 50 milioni di bottiglie prodotte dai vinicoltori marchigiani. Saranno i 50 anni del Bianchello, continuiamo anno dopo anno quella coincidenza di trovarle tutte allineati a celebrare anche i vitigni che fanno parte della ricchezza enologica della nostra regione, sicuri di dare un sostegno importante. Sono investimenti molto significativi quelli che la regione fa partecipando alla probabilmente più importante manifestazione del mondo, dando quindi un sostegno a quelli che si adoperano in agricoltura in questo settore e sapendo che continua ad essere un settore fortemente orientato all'export con valori economici molto importanti sui quali non possiamo venir meno in termini di vicinanza e di impegno. Investimenti non soltanto economici, perché la Regione mette quasi 400.000 euro per Vinitaly, ma investimenti anche dal punto di vista della bellezza dell'esposizione. Come sempre ci sono molte aziende che espongono sia da sole sia invece nella collettiva che avremo nel nostro padiglione. Il padiglione è molto molto bello e sarà visitato, mi auguro, come negli altri anni. Saranno esposte oltre 250 etichette di vino al libero assaggio e quindi chiunque potrà provare i nostri vini per poi andare invece a parlare di affari e di acquisti nelle esposizioni singole. Si parla anche d'olio, perché nel Solo Agrifood c'è uno stand delle Marche che abbiamo realizzato insieme alla Camera di Commercio delle Marche, appunto, dove ci saranno i nostri oli, l'IGP dell'olio delle Marche, ma non solo, ci saranno altri prodotti di qualità dell'agricoltura delle Marche.